queste linee guida della riforma non ci convincono, ragazzi. Ci dicono che assorbiranno 150.000 precari. Benissimo, ma con che soldi? Costa 4,1 miliardi l'anno questa manovra. Con che soldi? Con quelli dei privati. Non li vogliamo. Se la scuola è pubblica, deve essere il primo impegno dello Stato fare in modo che rimanga tale. Ci parlano di integrazione dei migranti. Quale integrazione? Quale integrazione? I nostri compagni degli altri paesi vengono respinti dalle nostre scuole. Si giustificano dicendo che non abbiamo i mezzi, dicendo che le strutture non funzionano. Sti cazzi devono funzionare, non è un problema nostro. Le tasse le paghiamo e decidiamo noi per cosa spenderle. I soldi sono nelle banche, ma devono uscire da lì, devono scendere nella città, devono essere investiti per i reali bisogni dei cittadini, non per futili manovre che non si capisce a cosa servono. Siamo qua, siamo tante, siamo meticci, veniamo da tutto il mondo, non siamo cittadini italiani, siamo cittadini del mondo e loro non possono prendersi il diritto di decidere per noi. Siamo noi che diciamo a loro cosa decidere. La rappresentanza ha fallito, non esiste che uno più in alto di noi decida per quelli più in basso. Siamo tutti nella stessa identica merda, ragazzi, e dalla merda nascono i fiori, l'ha detto qualcuno.